L'ordinanza cautelare gli è stata notificata in carcere, a Siracusa, dove è detenuto Giovanni Iannoli, e a Terni, dove è rinchiuso il cugino, Claudio. Sono accusati del tentato omicidio di Marco Raduano, detto Faccia d'Angelo, il 21 marzo del 2018. Raduano attualmente è detenuto nel carcere di Nuoro, in Sardegna. L'agguato l'avrebbe disposto Girolamo Perna, ucciso il 26 aprile scorso mentre rientrava a casa, a Vieste. Gli inquirenti ritengono che il tentato omicidio di Marco Raduano sia stata una vendetta organizzata da Girolamo Perna. I cugini Iannoli sono noti agli inquirenti per via dei legami con il giovane capoclan ammazzato poco più di un mese fa. Per il boss avrebbero gestito i traffici di droga tra il Gargano e l'Albania. Tutto rientra nella guerra di mafia in corso a Vieste, dove i clan rivali si contendono il controllo dei traffici illeciti. Dal 2015 ad oggi ci sono stati 10 omicidi e un caso di rupara bianca. Gli arresti di oggi sono stati eseguiti da polizia e carabinieri su disposizione della magistratura barese. Banditi scatenati a Cerignola stamattina all'alba, tre colpi, uno dietro l'altro, tra le 5 e le 7. Nel mirino della banda un supermercato e due distributori di carburante. Primo colpo alle 6 meno un quarto, irruzione nel supermercato Penny in via Manfredonia. Dentro c'era la proprietaria che stava aspettando un carico di merce. La donna è riuscita a scappare lasciando la borsa nel locale. I banditi hanno rubato le chiavi dell'auto e sono fuggiti con la macchina della donna. Secondo colpo alle 6 e mezzo ai danni del distributore di Corso Scuola Agraria. In azione quattro banditi mascherati, armati. Qui il colpo è riuscito, con un bottino di circa 3.000 euro. Riuscita anche la rapina ai danni del distributore di carburante di Via Tiro a Segno, 10 minuti dopo il colpo in corso Scuola Agraria. Sempre in quattro, i banditi hanno minacciato il proprietario e si sono fatti consegnare il denaro in contante. Il bottino è da quantificare. Piange il cuore a vedere gli effetti devastanti delle ultime grandinate. È un dramma. A dirlo Raffaele Carrabba, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Puglia. Il maltempo ha procurato effetti devastanti all'agricoltura, grandinate nelle Lecce, in provincia di Taranto e nell'Alto Tavoliere, piogge torrenziali. Una primavera che sembra una piaga, una lunga e sfibrante calamità naturale. Lo scenario dopo la nuova ondata di eventi atmosferici eccezionali che ha colpito la Puglia da nord a sud ha danneggiato frutteti, uliveti, ortaggi, vigneti, grano ed ogni tipo di coltura. E ciò che è stato piantato solo poche settimane fa giace distrutto, seriamente danneggiato. Sembra una stagione maledetta per gli agricoltori e sta andando in malora un intero ciclo di coltivazioni e di raccolti. Lo diciamo da anni, continua Carrabba nel suo intervento, è necessario modificare la legge sulle calamità ed il sistema delle assicurazioni. Il presidente regionale di CIA Agricoltori Puglia aggiunge: intervenga il governo, la classe degli agricoltori colpita al cuore e disperata. Bisogna che il governo convochi le associazioni agricole per discutere le modifiche alla legge sulle calamità e di possibili interventi sul sistema delle assicurazioni contro gli eventi calamitosi. Si prenda coscienza del problema, si trovino le risorse per intervenire sull'emergenza e subito. E sui danni del maltempo in Puglia interviene anche Coldiretti, che invita ad aiutare il proprio territorio e ad ottimizzare la spesa acquistando direttamente dagli agricoltori locali e nei mercati. Un atto di solidarietà a favore degli agricoltori, ma anche un aiuto al proprio territorio che piange i danni del maltempo e di una stagione maledetta. Ogni giorno diamo importanza all'origine e alla tradizione. Mercati di città alla prima, il sapore delle cose fatte con il sole. 10 punti vendita tra Foggia, Stornara, Lucera ed Ortanova. Orgogliosi della nostra terra e della nostra città. Speciale Arredo Sposi è un'esclusiva a Dotolo Mobili e paghi in comode rate senza anticipo. Dotolo Mobili, qualità al giusto prezzo. A Passo di Mirabella, Foggia, Bellizzi di Salerno, Benevento, Teverola Caserta. Se ami il mondo della TV, se hai già esperienza o vuoi provarci, qualsiasi ruolo tu voglia svolgere, scrivici a castingfoggia@gmail.com. Giornalista, autore di testi, presentatore, creatore di format, showgirl, attore o consulente pubblicitario. C'è una nuova TV che ti aspetta, scrivici a castingfoggia@gmail.com. Ti aspettiamo.
La Puglia si conferma in forte miglioramento nel settore sanità, con ben il 57,4% degli indicatori in miglioramento. Il progetto ha permesso negli anni la condivisione e l'evoluzione di un sistema di valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali, che si compone oggi di quasi 400 indicatori per monitorare la capacità di miglioramento nella gestione dei servizi sanitari. Per la Regione Puglia si tratta della quinta annualità di confronto con le altre regioni, avendo aderito al network a fine 2015 con la valutazione della performance 2014 e facendone nel frattempo la metodologia prevalente per la misurazione e la valutazione degli obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi. Lo confermano i risultati presentati dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dalla Rettrice della Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa. Malgrado i miglioramenti, c'è ancora bisogno di uscire dal piano di rientro e avere la possibilità di fare tutte quelle assunzioni necessarie per abbattere le liste di attesa per gli esami diagnostico-strumentali e delle visite specialistiche. Ma la sanità è un complesso molto complicato, con 45.000 dipendenti che, lavorando in sottorganico, hanno raggiunto grandissimi obiettivi.